Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi qualche titolo dal catalogo Bao Publishing per approfittare degli sconti del 20%. Come ormai saprete da un po' di tempo a questa parte, non ci sono più tanti sconti su libri e fumetti. Capita ormai una volta all'anno e quindi quella volta tocca approfittarne. Vi consiglierò qualche manga dalla collana Iken, che sono questi fumetti qua che incuriosiscono sempre tanto perché hanno il dorso con il titolo originale in giapponese, quindi adesso ho subito tanta curiosità, ma vi parlerò anche dei fumetti occidentali, sia serie che autoconclusivi, insomma, cercherò come al solito di fare un po' un mix per venire incontro a più gusti possibili. Prima di iniziare, se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, trovate il bottoncino qua sotto e in descrizione trovate invece tanti modi diversi attraverso cui potermi sostenere, attraverso ad esempio una simbolica tazza di caffè super ghiacciato per contrastare questa estate già bollente, attraverso la pagina Ko-fi. Oppure potete fare un po' di shopping utilizzando i miei codici sconto d'affiliata o i miei link d'affiliata che trovate sempre in descrizione. Vi lascerò poi tutti i titoli che citerò in questo video, quindi se volete recuperarli attraverso i miei link d'affiliata a voi non costa nulla in più, ma la percentuale va a sostenermi, quindi io vi ringrazio già di cuore. Prima di mostrarvi i titoli, due informazioni che potrebbero esservi utili su che cosa è valido il 20% di sconto Bao, su tutto il catalogo, eccetto le novità, quindi su tutti i fumetti che sono usciti da almeno 6 mesi. Lo sconto è valido in libreria, sia fisica che online, su Amazon, ma non sul sito Bao Publishing. Detto questo, iniziamo subito con i fumetti Iken. I manga di Bao io penso di averli letti bene o male tutti, quindi vi consiglierò quelli che a me personalmente sono piaciuti di più. Partiamo subito con un volume unico perfetto se state cercando una lettura leggera ma non troppo, qualcosa di veloce da portarvi anche sotto l'ombrellone, se vi piacciono i boys love e le raccolte di racconti, ovvero Strange. Raccoglie infatti 6 storie che riguardano l'amore fra uomini, amore che viene declinato in varie forme, dall'amore sentimentale a quello fisico, l'ammirazione, l'affetto, la semplice diciamo complicità. È un fumetto che vi ho consigliato già in più di un'occasione perché a me personalmente è piaciuto veramente tanto ed è uno di quei titoli che anche se non vi piace proprio il genere boys love, non importa, riguarda l'amore fra uomini, questo è vero, però non rientra diciamo nei vari stereotipi, nei classici manga, ecco, BL, è godibilissimo anche se non siete appunto fan di questa categoria di fumetto. È una storia alla fine che parla di amore, un sentimento veramente universale e proprio per questo secondo me potrà piacere a tantissimi di voi. Nel catalogo Bao troverete tantissimi manga a volume unico, molto spesso sotto forma di raccolta di racconti e secondo me può essere un ottimo primo approccio al fumetto giapponese se ancora non l'avete fatto, cioè magari qualcosa che vi incuriosisce, per cui cercherò di consigliarvene diversi. Un altro titolo ad esempio che mi è piaciuto tanto è Okino, il cane gigante e altre storie, una raccolta di storie cui che non vedono soltanto per protagonista questo cane gigante, però appunto la storia, se non sbaglio di apertura, vede per protagonista questo cane che prende proprio lo spazio di un'abitazione. Se vi piacciono le storie di vita quotidiana, delle piccole cose della vita di tutti i giorni che riguardano gli affetti, la famiglia, anche un po' la nostalgia, può fare per voi. Se vi piacciono invece le storie ambientate nel passato, in particolare siete incuriositi dall'aspetto più tradizionale del Giappone, questi due manga sono perfetti. I doni di Edo e le anime di Edo di Koichi Masahara sono infatti ambientati nel passato però con uno stile molto moderno. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a due raccolte di racconti, sono due volumi unici dello stesso autore, quindi non è necessario leggere prima uno e poi l'altro o leggere necessariamente tutte e due le raccolte. Riguardano di nuovo i valori della vita quotidiana, dalla famiglia al lavoro, al rispetto e così via. Tutti i valori e temi che riguardano anche la nostra quotidianità. Quindi nonostante le storie siano ambientate nel passato è molto facile potersi rivedere nelle dinamiche di questi personaggi, le cui storie sono più o meno intrecciate fra di loro in questi vari racconti. Sempre diciamo sullo stesso filone della storia ambientata nel passato vi consiglio anche la serie Futagashira, di cui sono usciti attualmente 4 numeri o 5, non ricordo bene. È una serie in corso che conterà 7 volumi in totale, sugli ultimi volumi non si applica il 20%, ma sui primi sì, quindi se volete iniziare a scoprire questa storia potrebbe essere un'ottima occasione. I protagonisti sono due fratelli che appartengono a una banda, diciamo, criminale, ma in realtà
realtà loro vogliono distaccarsi dal gruppo perché capiscono che non fa più al caso loro e seguiamo un po' le loro avventure. Di nuovo si tratta di una storia piuttosto quotidiana, non aspettatevi chissà quali scene di combattimento o altro, però una storia leggermente misteriosa, un po' di avventura, ma soprattutto alla ricerca un po' di se stessi. Grazie a questi fumetti io ho scoperto l'autrice Isae Waoka, che mi piace moltissimo perché di nuovo tratta di storie di vita quotidiana di tutti i giorni, soffermandosi sulla sensibilità dell'uomo e sulle piccole cose della vita di tutti i giorni che rendono la nostra quotidianità speciale. Di suo ho amato tantissimo Nuvole Bianche, altro titolo che sicuramente avrete già visto qualche volta qua sul canale. È una raccolta di 14 storie che, come vi dicevo, riguardano la vita quotidiana, la condizione umana, il tempo, il passare del tempo, la nostalgia e così via. Ci sono un paio di racconti anche piuttosto commoventi. Se non sbaglio, questo poi è stato il primissimo lavoro dell'autrice, quindi è curioso vedere un po' anche l'evoluzione del suo stile, dei personaggi, eccetera. Lei ha questo tratto molto caratteristico. I suoi personaggi hanno sempre delle teste un po' più grandi rispetto al corpo, quindi sono leggermente sproporzionati, per questo sembrano un po' dei personaggi cibi, molto, molto carini. Hanno pochi dettagli per quanto riguarda il viso, sono veramente carinissimi e appunto è uno stile molto riconoscibile. Altro sottotitolo che mi sento caldamente di consigliarvi è una serie composta da 7 volumi, già conclusa, ovvero Dosei Mansion. Questa è una storia ambientata in una stazione spaziale che ruota attorno alla Terra, ormai disabitata da anni. Su questa stazione seguiamo la crescita, il percorso di formazione di un ragazzo che vuole diventare lavavetri, un mestiere che sembra molto umile e semplice, ma nello spazio acquista dei connotati completamente diversi. Questa stazione inoltre è divisa in piani, a seconda del livello si trova una, diciamo, classe sociale diversa, e lavavetri deve un po' fare su e giù per questa stazione, quindi ha modo anche di imbattersi in persone in realtà totalmente diverse dalla sua. Più che una storia, diciamo, fantascientifica, è quindi una storia quotidiana. Mi dispiace essere un po' ripetitiva, però questo è vero. E sempre a tal proposito voglio consigliarvi anche Princess Mason di Aoi Ikebe, una serie di fumetti composta da 6 volumi che riguarda una giovane donna di 30 anni che finalmente ha l'opportunità di comprarsi casa, ma è esigente, ha diverse richieste, non vuole sbagliare, vuole veramente trovare la casa dei suoi sogni e quindi per questo motivo gira varie case. È una bellissima storia che parla di casa non solo in senso di appartamento, delle mura, del tetto che ci circondano, ma che ha un significato anche molto più profondo. Lei poi si confronterà anche con altre persone che magari avranno un concetto di casa, di famiglia diversi dal suo. Ci sono diversi momenti interessanti di riflessione che riguardano appunto la vita di tutti i giorni, il sentirsi a casa, il sentirsi a proprio agio, il costruirsi una famiglia, non necessariamente, diciamo, di sangue. Ultimo manga che ci tengo molto a consigliarvi è La Taverna di Mezzanotte di Yaro Abe. È una serie attualmente in corso, sono usciti 5 volumi, stesso discorso che ho fatto prima, probabilmente l'ultimo volume o gli ultimi due non saranno in sconto, ma i primi sì. Si tratta di una raccolta di storie che vedono per protagonista una taverna molto particolare che apre a mezzanotte ed è aperta fino al mattino. In questo locale lo chef è disposto a preparare qualsiasi piatto purché abbia gli ingredienti, e alla sua tavola si incontrano persone veramente di tutti i tipi, ma soprattutto appartenenti un po' alla vita notturna di Tokyo, perché la taverna è infatti posizionata in uno dei quartieri più ricco, diciamo, di bar, di locali di intrattenimento e così via. Qua si unisce la quotidianità, la vita di persone così tanto diverse con il cibo molto spesso tradizionale. Ci sono delle scene molto carine in cui al cibo dell'infanzia si lega un particolare ricordo o si è legati per un motivo specifico. Molto spesso il cibo
è quello che fa incontrare persone diverse, che le unisce, che fa formare anche una famiglia. Molto molto carino, se siete in dubbio guardatevi la serie che c'è su Netflix, che è tratta dal manga. Secondo me ve ne innamorerete se vi piace la cucina, soprattutto tradizionale giapponese, se vi piacciono appunto le storie di vita quotidiana. Passiamo ora a qualche fumetto occidentale che voglio consigliarvi. Innanzitutto A Ondate, è un fumetto bellissimo, volume unico, che mischia la storia proprio intesa come storia del surf, come è nato, si è sviluppato nel tempo, e la storia personale dell'autore, che racconta appunto quanto gli è successo, in particolare della malattia e perdita di una persona cara. Sembrano due cose molto distanti, no? La disciplina del surf e una storia alla fine di perdita, di lutto. In realtà trovano un bellissimo punto in comune, ci sono delle metafore secondo me splendide e anche i colori utilizzati dall'autore sono spettacolari, perché quando parla della sua storia utilizza questi toni sul blu, mentre quando si sofferma sulla storia ripercorrendo i protagonisti del surf e le tappe, diciamo, chiave di questa disciplina, utilizza un colore totalmente diverso. È letteralmente un'esperienza questo fumetto. A me il tema della perdita, dell'elaborazione, del lutto, del dolore toccano particolarmente, sono sempre molto contenta di ritrovare questi temi all'interno di storie, di fiction o meno. In questo caso si parla proprio della storia dell'autore, quindi si percepisce comunque la verità. È un fumetto che ha saputo cogliere, secondo me, in maniera sensibile, delicata, ma allo stesso tempo profonda, una tematica così dolorosa, ma alla fine universale. Un'altra storia vera che mi ha toccata molto è June. Della stessa autrice, forse avrete già letto Le Malerbe, un'autrice coreana che torna a raccontare una storia vera, in questo caso la storia di un ragazzo autistico, June. Lo vediamo da quando è bambino a quando insomma cresce, e in particolare l'autrice pone l'accento sulla condizione non soltanto del ragazzo ma anche della sua famiglia all'interno della società coreana. Fa molto riflettere come le famiglie siano praticamente invisibili agli occhi della società, non abbiano particolari aiuti economici, psicologici, di supporto in un qualche modo, e anzi come, che è una cosa molto triste vedere come ci sia tantissima discriminazione a scuola, un posto in cui i bambini crescono, si confrontano, iniziano, diciamo, a formarsi, e per June diventa quasi un posto ostile. Non soltanto viene magari visto male dai coetanei, ma anche dagli adulti. Oltre a raccontare una storia vera di una famiglia, diciamo, qualunque, che si ritrova ad avere una persona in famiglia diversa, come possiamo essere diversi tutti noi alla fine, no? Ed è anche quello che scrive alla fine l'autrice, che mi ha veramente toccata, adesso ve lo ritrovo. È necessaria una politica capace di supportare in modo equo totale tutte le persone con disabilità, persone identiche a me ma leggermente diverse, ma in fondo non siamo tutti un po' diversi fra noi? In quella diversità esiste la bellezza. È una lettura che fa veramente riflettere, secondo me è uno di quei fumetti che veramente tutti dovrebbero leggere. Un fumetto per grandi e piccini è Melvina. È un'ottima lettura che si può leggere su più livelli, quindi secondo me è perfetta sia per giovani lettori che per lettori un po' più vissuti e cresciutelli, perché di nuovo va a toccare qualcosa secondo me di piuttosto universale, ovvero il rapporto speciale che ci lega ai nostri nonni e purtroppo il dolore che deriva dalla loro perdita. Il tutto viene raccontato poi in una sorta di favola moderna, ha un aspetto fantastico, veramente molto molto carino, e anche i disegni sono veramente adorabili, quindi secondo me è una lettura perfetta sia per i più giovani che appunto per gli adulti. Stargazing di Jen Wang è una storia che parla di amicizia, di due ragazze piuttosto diverse fra di loro, perché entrambe hanno origini asiatiche.
Però vengono da due famiglie diverse. Una di queste cresce in una famiglia molto conservatrice, che quindi fin da subito le dà come obiettivo quello di studiare, di essere brava a scuola e di avere in mente, diciamo, un obiettivo finale, no? Quindi di impegnarsi per raggiungere questo obiettivo. L'altra ragazza invece cresce in una famiglia più americanizzata, diciamo così, quindi si può mettere lo smalto, può andare alle feste, può ballare e così via. E nonostante appunto siano simili ma diverse, queste due ragazze diventano amiche. La storia parla della loro amicizia, di queste differenze, ma tocca anche altri temi che non voglio anticipare, perché per me è stata una bellissima sorpresa ritrovare qualcosa di leggermente più adulto, tra virgolette, e profondo in questa storia, e tra l'altro scoprire che questa esperienza l'ha vissuta in prima persona l'autrice. Secondo me si percepisce proprio questa autenticità. Sa essere una storia carina, divertente, di intrattenimento, ma anche di riflessione, e di nuovo un fumetto perfetto non solo per giovani lettori, ma anche per adulti. Chiudiamo con un titolo a cui tengo particolarmente, che a guardarlo adesso ha l'aria un po' vissuta, nonostante non sia vecchissimo, ma proprio perché l'ho vissuto pienamente come fumetto, ed è Tu sei il più bel colore del mondo. Si tratta di un mattoncino, è un fumetto cinese che racconta proprio una storia di adolescenza nella Cina degli anni 90. Di un periodo molto specifico, ovvero il passaggio fra le medie e il liceo, in cui i ragazzi iniziano un po' a domandarsi che cosa vorranno fare da grandi, no? Perché devono anche scegliere in che liceo andare, devono affrontare gli esami, e in tutto questo si inseriscono le amicizie, le prime infatuazioni, ma anche purtroppo le discriminazioni, il bullismo e così via. Tratta un periodo molto delicato dell'esistenza di ogni essere umano, e proprio per questo secondo me è molto facile rivedersi nella storia, anche perché alcune dinamiche che si formano in quel periodo, purtroppo per fortuna, ce le portiamo avanti anche nell'età adulta. Quindi è molto facile sorridere e rivedersi, anche se diciamo il background è completamente diverso, ci troviamo in Cina, però ci sono alcuni elementi, la comparsa del primo Game Boy, per dire, in cui magari persone, ad esempio, della mia generazione potranno rivedersi ancora di più. Ah sì, c'è anche un gatto nella storia, mi sembrava molto importante segnalarvelo. Il periodo della scuola poi è abbastanza complicato, alcune persone lo vivono in maniera serena e ne hanno tuttora dei ricordi, diciamo, di affetto, di nostalgia, altre persone invece purtroppo non l'hanno vissuto allo stesso modo, e qui secondo me c'è una rappresentazione abbastanza diversa di questo periodo, ed è una bellissima storia di crescita. Anche di acquisizione di consapevolezza, insomma, è un bel fumetto. Non so perché si è attivata Alexa, comunque ho preso un po' paura. Comunque, si tratta di un fumetto che io consiglio veramente col cuore, perché a me ha scaldato il cuore. Sono arrivata alle ultime pagine piangendo, non perché sia particolarmente toccante o commovente, ma perché è riuscito appunto a parlarmi in maniera profonda. E può sembrare una cosa stupida, cioè alla fine è un fumetto, me ne rendo conto, però ci sono alcune storie a cui ci leghiamo e magari non sappiamo bene nemmeno noi per quale motivo, ed è questo secondo me l'aspetto più magico della lettura. Spero di avervi consigliato dei titoli un po' diversi dal solito, ho cercato di includere dei titoli che non avevo inserito nei precedenti video in cui vi consigliavo delle letture dal catalogo Bao Publishing. Vi lascio comunque gli altri video qua sotto in descrizione nel caso foste alla ricerca di altri titoli. So benissimo che ci sono dei grandissimi classici che non ho citato oggi, tra cui Zero Calcare, Golem, I Kill Giants, ma ve li ho consigliati talmente tante volte che sarebbe stato ripetitivo. Per questo dico che se magari è il primo video che vedete e non mi conoscete, o siete nuovi del catalogo Bao Publishing, guardate in descrizione, troverete altri video che vi potranno essere d'aiuto. Spero di esservi utile. Se avete acquistato qualcosa, non importa se avete seguito bene i miei consigli, ma se avete acquistato qualcosa approfittando degli sconti, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così come fatemi sapere uno o due titoli Bao del vostro cuore, in modo da poter consigliare magari anche altre persone che si imbatteranno in questo video, in modo da dare anche opinioni diverse. Spero di cuore di avervi tenuto un po' di compagnia e di esservi stata d'aiuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!